Nevica su Milano e su San Siro, nell'Inter priva degli squalificati in Sefresi, unico nerazzurro convocato da Maldini. Hodgson preferisce Zamorano a Ganz, inserendo Pistone sulla destra. Da notare sono i 5 uomini a disposizione in panchina. Bologna che parte con 5 difensori, Magoni è sulle piste di Djorkaeff, l'ex interista Fontolana, secondo in avanti rientrante Anderson, arbitra eccolo Boggio. Il terreno è scivoloso, precario l'equilibrio, Zanetti in percussione finisce contro i tabelloni pubblicitari ma si riprenderà subito. Al 19° il Bologna perde Capitan De Marchi per infortunio, l'ex Seno e la scelta di Olivieri che arretra Marocchi e sposta Paramatti a destra. Ancora Zanetti in percussione, nessuno lo ferma, c'è la finta di Branca, poi Zanetti, finta il cross, azzecca il tiro, Antonioli devia in calcio d'angolo. Punizione di Djorkaeff, spunta anche Galante al centro dell'area di rigore del Bologna. E poi al 37° rimessa laterale di Seno, prolunga Fontolan verso Nervo e osservate sbuca dalla retrovia e Marocchi si aggiusta la palla sul sinistro e Pagliuca è battuto. Smorfia di dolore per Hodgson, Bologna in vantaggio al 37° con Marocchi, terzo gol in campionato e immagine questa che testimonia la vistosa lacuna difensiva dell'Inter. Si aggiusta bene la palla Marocchi, il suo sinistro imprendibile per Pagliuca. Con il montaggio di Alfonso Lodato nella ripresa, Djorkaeff sembra testimoniare la sua giornata negativa e quella dell'Inter. Calcio d'angolo del francese, sbuca Sforza, non riesce a deviare Galante. Sulla linea c'è anche una provvidenziale deviazione di Scapolo. Inter che cerca il gol sui calci piazzati, ancora con Djorkaeff, Antonioli è in giornata felice e mette in calcio d'angolo. Poi un cambio, Bresciani per uno spento Nervo. E siamo al 17°, Pistone, scaravento in mezzo, stacca Zamorano, la respinta di Mangone. La palla che finisce ad angolo ma ha un'intuizione il francese per Djorkaeff solo davanti ad Antonioli che gli sbarra la strada così, deviazione poi di Mangone in calcio d'angolo. Molto bravo oggi il portiere del Bologna. Si lotta molto a centrocampo, fioccano le munizioni, Zanetti va giù sul fallo di Seno. Poi un altro cambio, entra Ganz, la quarta punta ed esce Pistone. Ganz si sistema sul settore sinistro. Continuano le mische in area di rigore rosso-blu, qui Sforza che si aggiusta la palla, sembra quasi con le mani, e poi scarica il destro non più di 6 metri da Antonioli che riesce a respingere. Ora il Bologna che attacca con Marocchi, riesce a conservare la palla, dribbla Zanetti, poi scaraventa al centro, il tocco di testa di Fontolan per Bresciani e Pagliuca c'è. Bravissimo in questa occasione l'estremo difensore dell'Inter sul collo pieno di Bresciani. Poi su azione di calcio d'angolo, osservate la mischia che si crea in area di rigore nerazzurra, ancora Pagliuca, bravissimo sull'ex Fontolan. L'Inter che si smarrisce mentre il Bologna ha dalla sua sicuramente maggior caparbietà, assapora questo successo che manca da tantissimi anni a San Siro. L'Inter ci prova con Winter sul tocco di Djorkaeff, siamo nelle ultimissime battute, ancora un barlume di lucidità per Zanetti che viene via fra diversi difensori e poi mette così sul fondo. E siamo alle ultimissime battute con Pagliuca che esce a centrocampo travolgendo nella sua azione Bresciani. 46° minuto, Shalimov è subentrato a Marocchi, riceve palla da Paganin, lo va a puntare, arriva anche Berti, riesce l'ex nerazzurro a superare Paganin in aria e chiude così con questo sinistro la sua azione portentosa. Olivieri esulta, il suo Bologna dopo 19 anni vince a San Siro, tornando al successo in campionato dopo 2 mesi. Un successo cercato, difeso con caparbietà contro un Inter molto pesante che solo episodicamente si è mostrata pericolosa, evidenziando invece le solite lacune difensive. Olivieri applaude e la linea Giampiero Galeazzi.